sul mio canale, io sono Ember the Gamer e per l'evento Halloween di Ark abbiamo deciso di tornare un po' su Aberration con la nostra Ginetta. Come potete vedere dagli ultimi episodi sono cambiate tante cose, tante. Tanto per cominciare abbiamo cambiato totalmente location, ci siamo costruiti una super mega meravigliosa casa halloweenesca. Nei prossimi giorni pubblicherò anche il video di costruzione di questa meravigliosa casa, così se siete curiosi e volete provare anche voi potete seguire le indicazioni per costruirvela. A me piace veramente tanto, ora vi faccio fare anche un home tour all'interno. E anche queste meravigliose bestioline, qua ne abbiamo due e di là ce n'è altre due, le abbiamo catturate in questi giorni. Anche della cattura dei megalosauri vi lascio il video entro appunto qualche giorno, comunque entro la fine della settimana. Allora, come vi dicevo, questa è la nostra casa stregata, adesso ve la faccio visitare. Questo è il cortile d'ingresso con i nostri scarabei che stanno gironzolando qua intorno. Intanto, ragazzi, state producendo? Sì, bravi, ok, perfetto. Non abbiamo ancora la serra, però l'olio ci serviva. Tutte queste decorazioni bellissime, i funghetti, funghetti colorati, funghetti normali, funghi giganti, il palloncino in stile It e anche questi tronchi un pochino halloweeneschi li abbiamo tenuti grazie a una mod che si chiama Echo in Wonderland e che vi suggerisco perché è veramente bellissima. Comunque, dicevamo, questo è l'ingresso, piccino picciò. Qua a destra abbiamo un piccolo soggiorno con un cooking pot dove la gente si può sedere durante le lunghe fredde sere invernali a scaldarsi davanti a un fuoco. Qui abbiamo un tavolino con due sedie, là un po' di roba su quella specie di scaffale. Anche i vasi qua sono tutto frutto della moda Echo in Wonderland. Anche questi bauli, questa è la nostra area lavoro, vedete di qua c'è il soggiorno e di qua invece l'area lavoro. Tutti questi bauli non sono solo decorativi, ma così come i vasi in realtà ci sono un bel po' di slot all'interno, quindi sono molto utili e di conseguenza abbiamo tappezzato un pochino l'area da lavoro di tutti questi bauli, bauloni, bauletti. E ovviamente le nostre cose standard per craftarci roba. Di qua abbiamo un piccolo cucinino, il tavolo con i mortai, due focherelle, un paio di refrigeratori. Insomma, piccolina ma abbiamo tutto quello che ci serve. Andando invece al piano di sopra, anche qui abbiamo messo un po' di roba, ma principalmente l'abbiamo messa perché è decorativa. Sembra un faro di una macchina, da dove arriva tutta sta luce? Ah, sono i miei bulldog, ok, ciao ragazzi. Quindi qua un po' decorativo, dicevamo, questo baule decorativo non è che ci metta dentro niente, forse qualche ricetta. Ah, poi abbiamo scoperto che si possono appendere i quadri e dobbiamo craftarci un pochino le tinture per poterli dipingere. Al momento non ho avuto voglia, però prima o poi li dipingeremo, ne abbiamo sparsi un po' per la casa. Io non sapevo che c'erano queste cose bellissime. E questa è la nostra stanza da letto con i nostri due lettini, un armadio, un valigione per quando facciamo i lunghi viaggi all'estero. Tornando al piano di sotto, abbiamo di qua il nostro cortile sul retro. Ta-dan! Sempre un pochino decorato di tutta sta roba. Forse ne ho messa troppa, lo so, però mi piace tantissimo l'effetto che fanno tutti questi oggettini meravigliosi. E abbiamo lasciato i nostri due bulldog così a zonzo, liberi e felici. Qui ci siamo messi un altro cooking pot per fare tutte le nostre pozioni da streghe. Muahahaha. Questo invece è praticamente il banco da lavoro della mod Echo in Wonderland, quella che ci è servita appunto per craftarci tutte queste cose molto molto carine per decorare la casetta. Come vedete si possono fare un sacco di cose, vasi, bauli, eccetera, che fungono davvero da contenitori. Cristalli decorativi di ogni tipo. Funghetti di ogni tipo, di ogni dimensione, questi sono giganteschi ad esempio. Su questi invece ci si può sedere, sono troppo carini. Poi abbiamo piante varie, di varie dimensioni, forme e colori. Struttura, questa roba qua che è una specie di altare gigante, ma sinceramente non mi piace, l'ho anche provato a fare, è gigantesco, bruttissimo, questo non mi piace. E un bel po' di alberi e tronchi di vario appunto genere e sono molto belli sempre per decorare la nostra casetta. Visto che siamo in tema halloweeniano, non lo so, mi piaceva. Adesso, nel corso dell'episodio, ovviamente, vedremo di inserire le decorazioni di Halloween che ci dà Ark. Di sua spontanea volontà e senza mod. Ah, vedete, questo è un funghetto di quelli dove ci si può sedere. Dai, guardate, non è troppo bellino, col fuoco acceso, magari. Oh, è adorabile. Di qua, invece, c'è l'uscita sul retro con uno dei funghi giganti della mod, che mi piace tantissimo perché sembra una specie di... Fa anche luce, è abbastanza luminoso. Sembra una specie di lampione. E di qua abbiamo tutte le altre creature attualmente sparse e che abbiamo trasferito fino a qua e alle quali poi magari faremo delle strutture per contenerle, anche se non sono molto sicura di volerlo fare perché qua ci attaccano in continuazione, quindi preferisco non avere le bestie dentro i recinti. Di qua abbiamo gli altri due megalosauri, guardate come sono cattivi, mamma mia, è stato terrificante doverli addomesticare, ragazzi, terrificante, ma vabbè, lo vedrete poi nel video.
il cambio di location non è stata del tutto una nostra scelta. Quando siamo tornati in partita su Aberration dopo aver montato Megatron, il nuovo computer, nonostante io la Osocraft l'avessi installata, tutto quello che abbiamo trovato al nostro ritorno nella base è stata morte, desolazione, distruzione, il vuoto più totale. Avevo roba che mi galleggiava per aria. Nonostante, ripeto, la mod io l'avessi reinstallata, però Ark ha deciso comunque di togliermi tutta la costruzione della nostra meravigliosa base costruita con tanto amore e tanta fatica. Ma il cambio di location non è dovuto solamente a questo. Intanto, visto che dovevamo costruirci la base, appunto, ci siamo fatti la base halloweeniana e siamo venuti a farcela qua perché, uno, mi piaceva tantissimo la zona, nonostante qua mi spawnino continuamente Spino, Carkinos, di tutto. Poi qui abbiamo un nodo di ricarica che ci è molto utile per ricaricare le batterie e di qua abbiamo una vena di gas sulla quale noi abbiamo già posizionato il nostro estrattore. Ah, è vero che lo chiama collettore, non estrattore. Vabbè, e come vedete ci sta raccogliendo un bel po' di roba. Fantastico. E come se non bastasse, ora qua, lo so, dobbiamo fare un po' di pulizia. Non si vede una mazza, c'è ancora troppa roba. Come se non bastasse, noi qui abbiamo una di queste specie di radici, di liane, di vabbè, non so cosa, dove noi in teoria dovremmo poter salire con il Ravager e scivolare rapidamente nella zona sottostante. Il problema è che io sono caduta un botto e mezzo di volte perché non riesco mai a prendere bene le misure. Allora, in teoria per salirci noi dobbiamo... Ok, c'è il mirino, aspetta, ho visto. Ok, c'è... quando c'è il puntatore faccio così. No, non ci siamo. E ta-tan! Scendiamo giù alla velocità della luce. Ah, c'è un altro pleura. Ah, c'è un drago di roccia. Aspetta, buongiorno, salve, scusi, devo risalire. Mi riporta su, grazie, ok, perfetto. Ce ne torniamo su, sperando che l'altro pleura non ci segua. Non ci segue, lei, vero, non può salire. Ah, lei non può salire, muoio. Eccoci tornati su, perfetto. Quindi, come vedete, la zona, diciamo, che è ricca di risorse molto interessanti. Quindi mi sembrava assolutamente molto utile, anche vicino all'acqua. Ecco, là c'è un altro Carkinos, là che c'è un altro Carkinos, mi spawnano costantemente qua in zona. Però non importa perché sono stati un'ottima fonte di polimeri organici, chitina, ne abbiamo avvagonate praticamente. Allora, cosa ne pensate della nuova casetta? A noi piace tanto tanto. Allora, per l'evento di Ark abbiamo tante cosine carine da poterci craftare. Come potete vedere, sempre al nostro cooking pot. Per poter craftare tutte queste cosine molto carine è necessario andare in giro per la mappa a raccogliere le lapidi, le zucche e questi bellissimi spaventapasseri con la testa di zucca molto halloweeniani. Si possono appunto raccogliere in giro, le trovate sparse per la mappa, compaiono ogni tanto, spesso e volentieri compaiono negli stessi punti. Noi intorno a casa ne abbiamo diversi dove spawnano, quindi ci è venuto comodo raccoglierne un po' senza doverci allontanare troppo. Oltre a queste cose che ci spawnano naturalmente in giro per la mappa, per craftare questi oggettini ci occorrono anche le ossa di dinosauro. Come otteniamo le ossa di dinosauro? Le ossa di dinosauro le otteniamo uccidendo i dinosauri scheletro, versione scheletro, che girano appunto per la mappa. Purtroppo questi dinosauri scheletro sono incredibilmente rari e ci abbiamo messo un'infinità di tempo per riuscire a raccogliere un quantitativo di ossa necessarie per poter craftare un pochino di cosine, neanche tutte peraltro. Oltre alle ossa di dinosauro, queste creature ci danno anche delle skin della creatura stessa in versione scheletro che possiamo utilizzare sui nostri animaletti. Il problema è che io su Aberration ho trovato solamente dinosauri scheletro, che sono stegosauri e triceratopi, non ho trovato altre bestioline. Speravo tanto di poter trovare anche un carno o un raptor, ad esempio, per poter avere la relativa skin. Inoltre sono comparse anche delle creature in versione fantasma che sono molto carine. Anche di queste io ho trovato solamente il bulldog, che peraltro mi è dispiaciuto tantissimo uccidere. È stata una scena orribile, ho dovuto chiudere gli occhi, non potevo guardare perché il bulldog fantasmino è adorabile, però la skin ce la dà solo se lo facciamo fuori e quindi siamo un po' stati costretti. Ad ogni modo, va dalle ciance, vediamo di testare un pochino queste fantastiche creazioni che ci siamo fatte. Allora, abbiamo costume senza testa, ottimo. Oh mio Dio! No, ma stai scherzando, che schifo! Fa molta impressione. Ciao, guarda, il bulldog ci guarda stranito. No, no, vabbè, puh. Ok, ok, vediamo. Aspetta, voglio provare la zucca. Ah no, devo prima toglierla, è vero. Allora, togliamolo, vediamo con la zucca come stiamo. No, mi pazienza, sei un po' ridicola, Ginetta. Scusa, ma non sei credibile con questo.
No, vabbè, no, guarda, è carina, sinceramente mi sa che terremo questa, mi piace tanto. No, scusa, ho una curiosità, ma se io la provo su il bulldog, la testolina qui, lo posso? No, mi sa di no, così no, non posso, peccato. Oh, peccato, speravo di poterla mettere anche alla creaturina. Allora, vediamo poi cos'altro abbiamo. Allora, abbiamo dei costumini, però abbiamo solo la parte di sopra. Non ci siamo fatti quella di sotto. Vabbè, aspetta, facciamo così. Senza lasciare Ginetta in mutande. Vabbè, la parte con i pipistrellini, ok, sì, molto carina, tenera. Però anche no. E aspettate che c'ho un bulldog che sta sclerando. Cosa? Ma sei scemo? Ma perché eri sul fuoco? Fammelo spegnere, va. Ma guarda che è mezzo morto, ma sarai scemo. Guarda che è tutto ferito. Devo ricordare di spegnere, se no c'ho le bestie sceme. Vabbè, costumini a parte. Io avevo però un'altra maschera. Aspetta. Io avevo anche la maschera da. Ah, eccola qui. Molto bella. La maschera da occhi di Jason di venerdì 13. Subito. Voglio provare. Oh! Ginetta, ma guarda, c'è anche le macchie. No, vabbè, sei inquietante. No, no, scusa, non mi piace, non mi piace per niente. Voglio la zucca. La zucca mi sembra molto più amichevole, mi sembra molto più dolce e tenera, ecco. Così, perfetto, perfetto. Poi, allora, dovremmo avere un po' di balletti, giusto? Cosa abbiamo? Gesto panico. E la danza, ok. Allora, tipo il panico. Ma cos'è? Ma non è impanicata, sembra che stia affogando. No, scusami. Ma non sta, non è panico. Sta, oddio, vabbè, se stai affogando in effetti è panico, però. Ok, vediamo la danza. Ah, però, guarda Ginetta come si scatena. ebbene sì, guarda come sculettiamo. Stupendo, stupendo. Ok, direi che è venuta l'ora di testare anche un pochino di skin, le poche che siamo riusciti a trovare. Ah no, aspetta, è vero, mi ero dimenticata che abbiamo anche i candy corn, che in teoria dovrebbero cambiare colore ai dino, e sono troppo contenta, non vedo l'ora di testarli. Soprattutto i megalosauri, gli voglio cambiare colore per distinguerli un po'. E poi il bulbdog fantasma, aspetta, bulbdog dove sei? No, voglio lui, voglio lui. Vieni qua, così. Dove sei? Eccolo, guardalo il nostro fantasmino, è bellissimo. Fa una luce incredibile, peraltro, scusa. No, vabbè, ora sì che è Halloween, ora sì che è Halloween. Sì, il muso non si vede benissimo. Facciamo che togliamo la maschera a Ginetta così si vede meglio il fantasmino. Oddio, che amore! La dolcezza infinita! È una lucciola gigante! Bellissimo, bellissimo. Ok, abbiamo poi le skin per lo stego e il triceratopo, che però non mi ricordo dove ho piazzato, perché non li ho messi qua, vero? No. Aspetta, ecco, li avevo lasciati qua. Sì, perfetto. Allora, prima col triceratopo, ovviamente. No, aspetta. No, si calmi. Grazie. Questo è il nostro meraviglioso stego. Vediamo subito di applicargli la skin. Oh, bellissimo! Bellissimo! No, adoro, adoro! Stupendo! Allora, prima di liberare il triceratopo, aspettiamo un attimo perché sennò lo libero ma è addormentato, quindi non possiamo farci niente. Vediamo di provarci un pochino i kibi. Però terremoto, cribbio, cacchio, basta, hai rotto le scatole. Non avete idea quando abbiamo costruito casa l'incubo. L'incubo che è stato per piazzare le cose. Ogni volta che c'era il terremoto. Alla fine dovevo ogni volta aspettare che terminasse perché non ci muovevamo da qui altrimenti. Chi è là? Ah no, un diplodoco. Perfetto, perfetto. No, sai com'è? Su sta mappa c'ho la paranoia all'ennesima potenza. Beh, fammi raccogliere due cosine, va, che male non ci fanno comunque. Finito, ce l'abbiamo fatta. Ok, perfetto, dicevamo. Ma scusa, ma tu scheletro caghi? Ma com'è possibile? Ma non dovresti poterlo fare! Vabbè, non importa, è bellissimo, è bellissimo. Allora, dicevo, proviamo un pochino di kibi che ci siamo craftati sempre al cooking pot. Allora, abbiamo uno spino. Che sì, no, no, non ho voglia di dargli i nomi. Fa vedere. Oh, Pucciolo! Bellissimo, che dolcezza infinita! Sempre con i suoi occhi rossi malefici. È adorabile!
adorabile, adorabile. Guardalo, dolce, dolce, piccolo, piccolo, pucciolo, pucciolo. E poi abbiamo un... ah, un Terror Bird. Ma davvero, non mi ricordavo che ci eravamo craftati il Terror Bird. Aspetta. No! Ma cos'è questa cosina qui? Ma dai! Ma... sì, ma sei un po' ridicola. Va bene, poi il rosso così però è carinissimo. Mi piace molto, mi piace molto. Ok, molto apprezzata la cosa. Ah, abbiamo anche un sarco. Ok. La lucertolina, la lucertolina. Cioè, ma davvero, tizio. Tapejara, tapejara sono curiosa. Tapejara sono curiosa. Oh, amore. Ma poi mi sbrilluccichi tutto, ma sei bellissimo. Ah no, non sbrilluccica, è solamente la luce riflessa del nostro bulldog, che è super luminescente. Però è carinissimo, guarda com'è piccolo. Oh mio Dio, ne voglio uno. Cioè, uno nella vita vera, intendo. Oh, dolce, dolce, bello, bello, pucciolo, pucciolo. E infine una manta. Ma la manta la posso usare anche fuori dall'acqua? Sì, non è che mi ci muore. No, perché è un kiwi, quindi dovrei... eccolo. Ah, è nella sua bolla. È nella sua bolla d'acqua. No, dolcezza. E però così non ti vedo molto bene. Aspetta, fammi cambiare la visuale. Ecco, tipo così. Ah no, è vero che tu ti sposti se io mi avvicino. Beh, non si vede molto bene, però la piccola manta è lì dentro. Ok, per quanto io adori i kibi, su Aberration noi non li tireremo mai fuori, perché io mi spavento ogni soffio che tira su questa mappa. Quindi figurati se non me l'aspetto e mi ritrovo da il kibi che si muove a destra e a sinistra, mi viene un infarto, non ci pensare nemmeno. Ok, allora dovremmo poter tirar fuori il nostro triceratopo, vediamo subito. Eccolo, e ci dà le spalle, caca in faccia come al solito, ottimo. Vediamo subito di mettervi la skin. Oh, ciao, bellissimo! No, vabbè, no, vabbè. Sono troppo bellini, li voglio mettere davanti a casa, li voglio mettere davanti a casa, saranno tipo decorativi loro, resterete così per tutto l'anno. Le skin durano, vero, anche dopo che è finito l'evento? Sì, mi sembra di sì. Sì, dai, è bellissimo! Porca miseria, quanto mi rode che non abbiamo trovato i Carno e i Raptor. Avrei tanto voluto la skin per Carno e Raptor. Però anche voi sulla chat di Telegram mi avete detto che sono rari da trovare. Non lo so se farcele spawnare direttamente le skin giusto per testarle. Vabbè, ci penso, ci penso. Intanto voglio andare a cambiare colore ai nostri megalosauri. Allora, questo è il nostro maschietto di livello più alto. E appunto vorrei che fosse un pochino più riconoscibile, così mi ricordo sempre quale devo prendere. Vediamo che colori abbiamo qua. Ma ti direi che vorrei provare con questo. Vediamo un po'. Ah guarda, avevamo un'altra skin di triceratopo nel megalosauro. Sì, ma ne ho un sacco sparse di stegosauri e di triceratopi su nelle varie creature. Solo che appunto avrei voluto altre skin, sinceramente. Comunque, proviamo. Ok, oh, ok, sei molto riconoscibile, però tesoro, mi dispiace, hai dei colori un po' tanto femminili. No, ma dai, vabbè. Ok, no, aspetta, dai, no, fammene provare un'altra, non posso lasciarlo conciato così, sta povera creatura, dovrebbe terrorizzare tutta Aberration, non far ridere. Allora, penso di poter andare abbastanza sul sicuro con questo, ti direi. Vediamo, eh sì, ma così non sei riconoscibile manco per una cippa, sei quasi uguale a prima. Ok, le useremo tutte con lui, Candy Corn, praticamente. Proviamo questo. Uffa. Ultimo tentativo e poi dobbiamo, per cambiargli di nuovo colore, dovremo aspettare di raccogliere abbastanza materiale per farci altri Candy Corn. Vediamo così. E no, mi sei di nuovo viola. Ma tesoro, va bene. Ok, almeno così è super riconoscibile. Però no, gli cambieremo colore. Non mi piace per niente. Inoltre, questi oggettini come la zucca, la lapide e lo spaventapasseri, oltre ad essere utilizzati come materiale per craftarci appunto le cose dedicate all'evento, si possono utilizzare anche per decorare. Guarda che bellino. Allora, ne voglio mettere tipo uno qui. Dai, guarda che bellino che è. Però, allora, mi sa che a sto giro per decorare la casa in stile Halloween togliamo un pochino delle nostre creazioni fatte con la mod di Echo in Wonderland, perché altrimenti non è abbastanza terrorifico il nostro giardino. Cioè, sembra troppo, è troppo carino per far paura, ecco. Ok, mi sa che mi metto a togliere tutto e poi partiamo con la decorazione halloweeniana della casa.
Va bene ragazzuoli, allora per questo episodio è tutto, vedremo la versione finale della base decorata per Halloween nel video di costruzione della casa che uscirà in questi giorni. Nel frattempo andremo a dare un'occhiata alle novità di Halloween anche sulla mappa di Decenter. Sarà così divertente andare di nuovo a zonzo con Jack. Mi raccomando allora, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video e noi ci rivediamo in un prossimo episodio halloweenesco. Baci e braci a tutti, ciao ciao!